Cari amici di Finanza Online, bentornati all'appuntamento del venerdì con Aspettando IT Forum 2015. Abbiamo deciso, come abbiamo appunto già ricordato nella scorsa occasione, di fare questo appuntamento proprio in vista del più importante evento del mondo del trading e degli investimenti in Italia, appunto l'IT Forum di Rimini. Quest'oggi andremo ad affrontare come tematica, come macro tematica generale, il mondo del trading. Abbiamo dunque il piacere di avere in collegamento via Skype con noi Stella Bosso di Trading Library, vera e propria pietra miliare della manifestazione di Rimini. Stella, ci sei? Ci sono, grazie mille Riccardo e buongiorno a tutti. Buongiorno a te, finalmente siamo venerdì, fine settimana e diciamo ormai il weekend è giunto. Ascolta! Finalmente! Veramente, veramente. Ascolta Stella, parliamo di trading, parliamo di ETF e di IT Forum, non possiamo non parlare di Trading Library. Anche quest'anno sarete presenti alla manifestazione di Rimini in qualità di organizzatori. Da questo punto di vista, cosa ci puoi anticipare? Perché un ascoltatore di Finanza Online, uno spettatore di Finanza Online dovrebbe venire a Rimini quest'anno a seguire gli appuntamenti che hai studiato per il trading? Allora, intanto tutto il programma è sul sito di IT Forum, per cui il dettaglio è proprio da vedere lì per scegliere la conferenza che meglio si adatta al partecipante che vorrà venire a vedere Rimini, perché posso essere un trader professionista o posso essere... A casa stanno vedendo infatti il sito, scusa se ti ho interrotto, ricordiamo www.itforum.it per chi volesse andare a vedere... Esatto. I vari espositori e i vari relatori, scusa Stella ancora una volta se ti ho interrotto, vai avanti. Ci mancherebbe, e quindi dicevo, per il partecipante è adatto a tutti i livelli, quindi io posso essere un neo trader, un appassionato di finanza, posso essere un trader professionista, trovo conferenze per tutti i gusti, quindi venire a Rimini, o meglio venire all'IT Forum, vuol dire partecipare agli incontri più importanti per capire effettivamente come stanno andando i mercati, dove stanno andando e soprattutto parlare con i professionisti dei mercati. Perfetto, peraltro guarda, me l'ho segnato anch'io alcuni nomi di particolar pregio, soprattutto anche grandi amici di Finanza Online, penso ad Alessandro Aldrovandi piuttosto che anche a Matteo Zucchini, insomma sono diversi gli elementi interessanti che sono all'interno della lista. Sul fronte, peraltro un trader della tua squadra, che parteciperà anche a una puntata di Borsa in Diretta TV che manderemo in onda in streaming proprio da Rimini, è Renato De Carlis, ecco. Renato diciamo è una figura molto vicina al mondo di Trading Library, in particolar modo è specializzato sul metodo Lekinashi. Certo, Renato è molto vicino al mondo di Trading Library, come dicevi tu, e con Renato stiamo proprio studiando un nuovo progetto. Per cui le Lekinashi, che sono un metodo semplice per poter capire i mercati, gli indici, le valute, il Bund, stiamo proprio studiando questo progetto che è una didattica quotidiana, per cui chi segue Renato De Carlis lo può seguire anche quotidianamente, a Rimini poi ne parleremo diffusamente, ma stiamo studiando anche un progetto che andrà via WhatsApp, via social, quindi stiamo veramente lavorando su un nuovo tipo di formazione. E soprattutto tu lo sai perché è ospite nella tua trasmissione, lo è stato diverse volte, lo sarà come anticipato prima tu anche in una tua prossima trasmissione, è persona di grandissima competenza, quindi stiamo veramente studiando una formazione molto importante e a Rimini porteremo in anteprima alcuni passi di questo progetto multimediale con la Lekinashi insieme a Renato De Carlis. Ma sono veramente tante le conferenze, prima hai citato Alessandro Aldovrandi che ho sentito qualche minuto fa al telefono proprio perché dobbiamo ancora confermare qualche piccolo passaggio del suo pitch, ci sarà Francesco Caruso che anche tu conosci molto bene e anche tuoi telespettatori, quindi sono veramente tanti, io ne cito qualcuno. Paolo Serafini, Biagio Milano, esatto.
carnevale, sono davvero tanti i campioni che quest'anno saranno come sempre presenti a Liti Forum. Certo, e soprattutto la mia amica, lasciamela citare, Paola Gentili, perché la nostra amica. Esatto, perché quando arriva lei, le folle lì nella sala di TF impazziscono, e lei è bravissima, le tiene a bada con una precisione, un rigore. Cioè, io tutte le volte che vedo Paola che tiene un seminario rimango stupita, perché è una seria e vera professionista. Ma ripeto, questi sono alcuni nomi che noi abbiamo citato, ma le conferenze che trovate sul sito sono veramente tantissime, adatte a tutti i tipi di investitore. Peraltro stavo guardando le statistiche di un sondaggio fatto sui campi di interesse dei partecipanti a Liti Forum. Le persone interessate primariamente al mondo del trading sono un 28,06%, dunque è un numero davvero interessante, a cui va aggiunto un 39,76% che è interessato ad ambidue gli aspetti che vengono trattati, dunque il risparmio e il trading. Certo. Hai accennato a qualche novità, appunto, che riguarderà il nostro amico comune Renato De Carolis. Altre novità che ci puoi segnalare da non perdere per questa edizione 2015? Ma allora, anche qui bisognerebbe capire se vuoi delle novità perché sei un trader esperto, se vuoi delle novità perché sei un trader neofita. Io credo che nella sala dove noi faremo quella giornata interessante guidata appunto dai big trader che faranno l'operatività sul mercato aperto, ecco, credo che quella giornata sia particolarmente interessante. Quindi forse non è una formula così nuova, perché l'ETF è stata proposta diverse volte, ma piace tantissimo al pubblico, perché finalmente il pubblico si trova davanti, il vero professionista dei mercati, che lavora sui mercati, e non è una cosa semplicissima, cioè io da casa posso cercare di capire come un professionista lavora sui mercati, ma il ETF lo vedo tutto il giorno, e se voglio, se ne voglia, anche per tutto il giorno, cioè è una giornata di didattica intensa. E non è solo professionista, ma sono 5 professionisti, insomma è una bella squadra. E io direi che veramente non vale la pena di dare solo dei titoli delle conferenze, vale la pena di scorrere il programma, che tra l'altro è stato fatto dal comitato scientifico, quindi è stato fatto veramente con un occhio molto particolare, vale la pena di andare sul sito di Liti Forum, di scorrere tutto il programma delle nostre conferenze e di segnarsi in agenda. C'è un meccanismo molto bello per cui c'è aggiungi la tua agenda e tu ti crei la tua agendina dei seminari, delle conferenze che vorrai vedere in ETF, e avrai il tuo ETF fatto su misura. E proprio riguardo questo argomento voglio segnalare solo alcune tematiche specifiche. In particolar modo giovedì 21 maggio, dunque nel primo giorno, ci saranno alcune conferenze particolarmente interessanti. Penso a una che riguarda il jobless claim, ossia didattica ed operatività aspettando l'uscita del dato sui sussidi settimanali USA. Ecco, anche questo è molto importante, vedere come i trader più bravi, più affermati e che più hanno speso del tempo a imparare sul mercato mettono a disposizione dei trader meno diciamo preparati o meno da minor tempo sui mercati, ecco, mettono a disposizione le loro conoscenze per capire come interpretare, ecco, i dati macro, che sappiamo sono sempre delle occasioni durante la giornata quando vi è la loro pubblicazione che portano della volatilità sul mercato e dunque anche dell'opportunità di trading. Esatto, credo sia proprio questa la forza di ETF. Sì. Vale la pena di andare a vedere queste conferenze e naturalmente poi altre conferenze magari più teoriche, meno pratiche, ma sicuramente molto importanti per l'operatività. E quindi in ETF secondo me non c'è niente da scartare, ma il bello è che ognuno si può costruire il suo ETF su misura. Sì, proprio riguardo a questo, partendo anche da zero, si può mettere in evidenza un corso che riguarderà i trading system, in particolar modo imparare partendo da zero. Negli ultimi anni, complice anche comunque l'influenza delle macchinette sui book delle principali borse mondiali, abbiamo visto come il trading automatizzato, dunque tipicamente i trading system, abbiano assunto una valenza sempre maggiore.
È però sempre difficile capire come settare e come adattare le caratteristiche di un trading system alle specificità di ogni singolo mercato. Dunque, anche in questo senso, l'ETF Forum rappresenta di sicuro un elemento di forte interesse in quest'ottica. Stella, un'ultima cosa volevo chiederti. Evidentemente un'occasione, una buona occasione per venire a Rimini è anche l'opportunità di avere a disposizione ed eventualmente di acquistare l'intera gamma dei libri Trading Library. Dimmi se sbaglio, magari avete previsto anche degli sconti straordinari e dunque un ulteriore motivo per partecipare. Ah certo, sicuramente al nostro stand noi faremo delle offerte promozionali molto molto forti e adatte al pubblico di Rimini, per cui come dicevamo prima, posso essere un trader professionista o posso essere un trader agli inizi, e allo stand di Trading Library si possono trovare tutti quei libri anche in combinazioni, quindi già preparate dal nostro team, che ti possono aiutare. Se tu voglia fare trading system, se tu voglia seguire le regole di base per cominciare a fare trading, se tu sei un trader avanzato, quindi voglio vedere che cosa succede con la nuova scienza dell'analisi tecnica di De Marco, tra l'altro uno dei libri che consigliati dalle Resilience, perché mi ha fatto un testone così quando è venuto in Italia con il libro di De Marco, tant'è che me lo sono riletta e devo dire che alla luce di quello che lui mi ha spiegato l'ho trovato veramente un capolavoro. Comunque sì, dicevamo, allo stand di Trading Library noi costruiremo proprio tutta la didattica insieme ai nostri libri per aiutare tutti i nostri partecipanti ad acquistare i libri a prezzi vantaggiosi, ma anche ad acquistare delle combinazioni che possono veramente aiutarlo nel percorso didattico per la propria operatività. Quindi allo stand Trading Library si troverà veramente tutto per il trading online. Perfetto Stella, dunque grazie mille per aver partecipato a questa seconda puntata di Aspettando IT Forum 2015. Che dire, da parte mia sarà indubbiamente un piacere ritrovarti a Rimini, spero che anche chi ci ha appena seguito venga numeroso a Rimini, anche allo stand appunto di Trading Library, a vedere l'intera gamma di offerta che mettete a disposizione per i trader più evoluti o meno evoluti, ma che comunque vogliono essere presenti sui mercati durante i prossimi mesi. Ciao Stella! Ciao, grazie a tutti, grazie, ciao ciao! Bene, noi andiamo avanti nel corso di questa puntata, argomento principale è sempre il mondo del trading, e andiamo a sentire un ulteriore amico di Finanza Online, in particolar modo Davide Biocchi. Andiamo a vedere se abbiamo in collegamento Davide. Davide, ci senti? Certo, vi sento forte e chiaro. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ecco, Davide, sarai uno dei protagonisti di questa ulteriore nuova edizione, la 16ª, ricordiamo, di IT Forum. IT Forum 2015 vedrà tra i protagonisti Directa e, per quanto riguarda nello specifico il mondo del trading, ci sarà il nuovo appuntamento con il Top of the Top. Per chi non conoscesse la manifestazione, ci potresti dire di cosa si tratta il Top of the Top, chi partecipa e come si svolgerà la manifestazione? Sì, intanto il Top of the Top è un duello di trading, un po' sull'onda di numerosi duelli di trading in cui io e altri trader abbiamo preso parte un po' in giro per l'Europa, diciamo così. Da un po' di tempo si è innescata questo appuntamento anche a Rimini, grazie agli amici di Directa e a tutti coloro che sponsorizzano questa manifestazione. Si tratta di un duello per l'appunto, e quindi di trader che si sfidano a colpi di eseguiti per vedere chi fa la miglior performance, sfidandosi con più opportunità di vincere. C'è chi vince perché è il più bravo dell'intera giornata, c'è chi vince perché vince tutti i duelli uno contro uno fino alla finale, c'è invece chi vince perché nell'arco dei singoli round fa la miglior performance. Queste sono generalmente i premi destinati ai partecipanti. Non è la prima edizione, parteciperanno come negli altri casi sui due giorni dapprima alcuni trader che vengono dalla manifestazione IT Cup, i più bravi,
e anche alcuni rappresentanti dei team delle universiadi che si sono distinti per le performance. Universiadi, scusa se ti interrompo Davide, ricordiamo per chi non le conoscesse, le universiadi sono un'importante manifestazione di trading a livello europeo che è stata portata avanti negli ultimi anni da DirectAsim. L'intento qual è? Di andare a formare anche da un punto di vista operativo gli studenti che tipicamente sentono parlare di finanza, di economia e di mercati solo sui libri, ma poi nella pratica magari non riescono a capire come interpretare le notizie o i dati macroeconomici. Ecco, dunque, ricordiamo, il primo giorno il Top of the Top vedrà 8 concorrenti, 4 saranno rappresentati dai finalisti, dai migliori trader che sono messi in mostra durante l'ET Cup, diciamo la manifestazione di trading che ha fatto da selezione per gli aspiranti partecipanti al Top of the Top. Ad essi verranno aggiunti 4 team che provengono per l'appunto dalle universiadi del trading. Davide, per quanto riguarda appunto il Top of the Top, diciamo, non sarà solo un'occasione di vedere all'opera alcuni dei migliori trader della scena italiana. Ricordiamo a tal riguardo Marco Tosoni, vincitore dell'ultimo Top of the Top che si è tenuto al Trading Online Expo nel mese di ottobre presso la sede di Borsa Italiana. Ecco, vi saranno alcuni dei migliori trader italiani in competizione, ma non solo. Durante la competizione i partecipanti all'IT Forum potranno anche ascoltare le relazioni di alcuni tra i più famosi trader a livello internazionale. Un nome su tutto, penso a Dan Granza. Cosa ci puoi dire al riguardo? Sì, allora, diciamo, per chiudere col discorso di prima, che i trader che si dimostreranno i migliori nella prima giornata affronteranno nella seconda giornata alcuni trader internazionali, tra cui ci sarà Alexis Alexiou, il greco che vinse l'ultima edizione a Milano con un'ottima performance. Dovrebbe esserci anche Rob Hoffman, che è un trader americano che io personalmente ho sfidato e mi ha battuto 2 volte in finale a Parigi con delle performance da capogiro. E diciamo che durante la manifestazione, per l'appunto, ci saranno tanti ospiti, tra cui Dan Granza, di cui ho avuto l'onore di essere correlatore alla kermesse di Praga dello scorso anno, che è un trader estremamente capace, molto esperto, non a caso è testimonial del CME di Chicago e che senz'altro porterà tutta la sua esperienza come relatore. Tra l'altro posso dire, avendolo conosciuto personalmente di recente, che è davvero un'ottima persona. Quello che ho notato nel corso di questi anni è che tutti i migliori trader in realtà sono delle persone molto molto umili. In genere i trader che non sono umili sono i trader che hanno delle difficoltà poi sul mercato. I migliori invece hanno un livello di umiltà che è sorprendente. Devo dire che se i mercati ti spaventano a sufficienza perché tu li affronti con una certa umiltà, fanno di te in generale una persona umile e tendenzialmente uno che riesce sempre a difendersi anche quando ci sono gli inevitabili momenti di avversità. Su questo concordo in pieno. Perfetto Davide, ascolta, invece per quanto riguarda te nello specifico, quando ti si potrà ascoltare? Tipicamente so che regali delle notevoli emozioni ai partecipanti all'IT Forum facendo l'apertura dei mercati, perché proprio hai una capacità nel far capire come si possono muovere i volumi o come si possono indirizzare nei primi minuti di contrattazione le quotazioni dei diversi sottostanti. Ecco, quest'anno replicherai questa esperienza oppure avrai altri convegni da seguire? Quest'anno io sarò, come oramai è un po' tradizione a Rimini, co-presentatore del Top of the Top. Tra l'altro avremo con noi anche Ciccio Valenti, che è un ospite di eccezione e che contribuirà a presentare questa manifestazione, questo torneo. Devo dire che anch'io sono il co-presentatore. Non ho capito. Mi permetto di aggiungere che farò coppia con te a Rimini a presentare il Top of the Top. Ormai facciamo coppia fissa. La storia tra me e Giacomo è particolare perché noi siamo stati compagni di liceo, quindi ci conosciamo da molti anni e ci siamo rincontrati quasi casualmente alcuni anni fa, e questa non è la prima ma la seconda volta che lui partecipa come diciamo così presentatore a degli eventi organizzati da Diretta. Vorrei dire che comunque io farò la parte iniziale, per presentare un po' l'emotività dei primi minuti di contrattazione, e vorrei anche aggiungere che
a discapito degli anni precedenti, ci sarà una piccola novità che però ritengo sia interessante. Siccome noi avremo sul palco trader che operano con liquidità decisamente differenti, perché ci sarà un minimo, però poi sarà libera la liquidità che uno vuole usare sul mercato, quest'anno abbiamo deciso di introdurre, a discapito del premio del million round che ho descritto nelle manifestazioni precedenti ma che quest'anno non ci sarà più, abbiamo deciso di sostituirlo con il premio del most money made, cioè ci sarà un premio speciale per chi nel corso della giornata, a prescindere dai soldi con cui opera, avrà fatto la miglior performance in termini monetari di valore assoluto. Credo che sia un bel valore aggiunto a questa manifestazione. Perfetto Davide, hai dato delle ottime indicazioni, delle ottime motivazioni per partecipare a questa edizione 2015 dell'IT Forum. Che dirti, ci vediamo a Rimini. Ci vediamo a Rimini, mi attendo che ci siano numerosi spettatori e spero che possa risultare il tutto non solo divertente ma anche educativo sotto il profilo della finanza. Grazie ancora Davide. Dunque abbiamo visto teorie e tecniche di trading, evidentemente forex, mercati azionari e indici e trading system. Questi alcuni dei temi che riguarderanno e interesseranno il mondo del trading, i temi individuati dalla novità di quest'anno dell'IT Forum 2015 dal comitato scientifico. Dunque che dire, l'appuntamento cari amici Finanza Online con la striscia settimanale di Aspettando IT Forum 2015 è per venerdì prossimo. Un caro saluto e buon fine settimana da vostro Riccardo e signori.